Del Teatro 5 del Nomentano in Roma, con il percorso affascinante di un attore della musica italiana, Renato Zero. Come vi dicevo, il suo tour antologico che partirà tra poco, Cattura, è un tour che ripercorrerà il cammino affascinante del pensiero, del cambiamento, della voglia, delle idee di Renato Zero. E se si parla di un percorso che riguarda Renato Zero, non si può fare a meno in questa sede, e qui ci sono già due sedie, un'altra la porterò dopo, di considerare anche tutte quelle persone che sono state tremendamente importanti e che sono tremendamente importanti nella vita di Renato Zero. Una è Clara Policari, l'altra è Lucy. Prego! Abbiamo carambizzato la cosa! Allora, benvenuta signora, benvenuta. Ciao, prego. Benvenuta, benvenuta Lucy, benvenuta, prego, accomodatevi pure. Oh, questa signora, Clara Policari, ce lo vuoi dire te, Renato? Io... È la tua, è stata per tata. 30 anni tata. La tua tata. Sì, però vorrei dire pure un'altra cosa. Sì. Che gli va sempre un pochino a vantaggio. Che io ho sempre avuto questa... Mi è sempre mancato. I miei miti di prima, di cui parlavamo, ho parlato di artisti, di musica, di spettacolo musicale. Ma io ho avuto anche, non lo nascondo, queste forti attrazioni per Anna Magnani, per Totò, per Peppino De Filippo e tanti tanti altri che non sto a dire, perché anche quel teatro era musica, anche il teatro italiano per molti versi ha suonato delle sinfonie straordinarie. E proprio a me succede talune volte di incontrare Aldo Fabrizi, non lui perché non c'è più, ma incontrarne un altro tale e quale, e quindi io mi attacco a queste figure cercando di farle mie, capito? Quindi con una frequentazione. Quindi quando conobbi Claretta, che è di Prima Valle, rividi Anna Magnani, perché poi lei adesso non so, lei sarà molto pulita in televisione, visto che sta su Rai 1, ma dice di quelle cose che solo i romani, cioè una roba, capito? Quindi io ho avuto a casa mia, nel periodo che c'era Clara a casa e che ancora si potevano aprire le porte per le scene, perché oggi apri le porte e arrivano i carabinieri a cercare qualcuno, dice l'hai ospitato, cioè bisogna stare in campana. Quando io facevo queste scene a casa, veniva Baudo, venivano altri amici, eccetera, Clara, oltre a cucinare divinamente, si approvinquava anche verso la tavola, verso gli ospiti, no? E non mancava ogni tanto anche qualche apprezzamento a denti stretti, però questi capi io ne facevano, che ha detto Renà? E io tipo imbarazzato, e lei, io ho detto proprio così, perché che c'è da dire? Cioè era una roba. Io vorrei che a Lucy e a Clara, se tu vuoi, potessi dedicare una tra le tue canzoni più belle, sempre in chiave un po' intima, col maestro. Pronti? Che è Cercami. Basta chiedere. Grazie. Cercami come, quando e dove vuoi. Cercami, è più facile che mai. Cercami, non soltanto nel bisogno, tu cercami, con la volontà e l'impegno, reinventami. Se mi vuoi, allora cercami di più, tornerò solo se ritorni tu. Sono stato invadente, eccessivo lo so, il pagliaccio di sempre, anche quello era amore, però questa vita ci ha stupiti ormai,
è la stessa verità che noi ci portiamo dentro. Oggi che fatica che si fa a snobbare la follia, quanto amaro disincanto. Io sono qui, insultami, feriscimi, sono così, tu prendimi o cancellami. Dopodiché, quale altra alternativa può salvarci? Io mi perdo l'insicurezza che mi dai, l'anima mia farò tacere pure lei. Se mai vivrò di questa clandestinità per sempre, cercami. Non smettere. Allora, signora Clara, tutta questa eleganza, tutta questa poesia, poi però quando si tratta di mangià, ma avete come cerca? Come cerca? Cerca quando si tratta di mangiare. Tutta roba buona. Che cos'è che preferiva più di ogni altra cosa? I carciofi alla giudia. Ecco. I carciofi alla giudia. A coda vaccinara. Tutte ste robette così. Tutte ste robette leggere, sì, leggere, sì, leggere, sì, leggere. Sì. Senta. Il figlio di Renato sta per sposarsi. Robertino. Robertino. Sì. Lei, anche lei, Lucy, ce lo vedete nonno? Io sì. Sì. Perché è troppo buono, troppo bravo. Ce lo vedo come. Dai. E dai, che ti vedo. Sei d'accordo? Che sono troppo buono? No, sì, sì. No, che questo sono, può essere un aspetto molto, del Renato nonno. Io ho questo dono di essere vero, per cui quando c'è da essere cattivi sono cattivo anch'io. Cattivo nel senso giusto della parola, perché è anche troppa bontà, delle volte anche presso gli amici, presso le famiglie, ci fa nascere e crescere un pochino storti. Bisogna invece trovare sempre qualcuno che ti schiaffeggi per farti capire che la vita è tutt'altra cosa che un sogno, anche se di sogni io ho raccontato, di sogni mi sono nutrito, però a mio figlio che adesso si sposa gli posso solo raccomandare di sognare in silenzio e di vivere ad alta voce. Allora, Renato, insieme a Clara e insieme a Lucy, io sto per prepararti un'altra piccola sorpresa. Poi ce n'ho una per te in serbo. Io lo so che mi hai chiesto una cosa, io non lo so, veramente, non me la sento. Scusa, ragazzi, magari... Sì, sì, no, ma voi sapete di che si tratta, siete una manica, siete una prendere, manica di scariota. Aspetta un attimo. Oh. Dunque, durante la giornata, al quartiere della Montagnola, quarto di 5 figli, Renato Zero ogni tanto se ne andava a zonzo per la via. Affinché non andasse a zonzo per la via, ci fu una signora che decise di aiutarlo facendo lavorare con l'amico Romoletto. Io sto parlando di tanto tempo fa. E questa signora, alla quale tu hai detto, Anì, qui cantano pure i sassi, se non me faccio notare quando divento qualcuno, è voluta venire a trovarti. Oggi ha 81 anni ed è Rosanella Belardelli. Te la ricordi? Sì, sì. Sì, sì. Quanto sei bella. Grazie. Io gli devo molto a questa signora. Grazie. Perché oltre ad essere... Scaviglia un pochettino. Scavigliami. Ti voglio bene perché vieni presso. Venga, di noi, signora. Vieni. Scusa, sono bastonata. Ma non ti preoccupare. Venga, signora mia.
prego. Praticamente io un anno, ti ricordi, fui bocciato a scuola. Un anno, quello ufficiale è quello. Che non si sa fare. Siediti però, perché stai più comoda. Prego, signora. Fui bocciata a scuola, allora questa meravigliosa presenza gestiva con il marito. Gestiva. C'ho sto bastone in braccio. A parte che gestiva con il marito un negozio di vini a olio. Prego, signora mia, il suo bastone. E mi volevano un bene dell'anima sia lei che il marito. Il mare è eccezionale. Allora io gli dissi a loro, dico: non è che potrei lavorare per voi da agosto fino a settembre. E mi presero a lavorare, io facevo le poste, gli portavo nelle case alla Montagnola, quando un litro di vino, quando un boccione d'olio, quando un po' di bibite, un po' di limoni. No, i limoni, i liquori. No, pure i limoni mi facevi portare. Nella vodka non ci si mette il limone. Fregata. E insomma fu, cioè, come andare a un corso di parapsicologia a spendere i miliardi per non imparare un ben amato. Io grazie a loro quell'estate ho conosciuto, entravo nelle case, prima di entrarci con la canzone, con lo strumento, con la chitarra piuttosto che col pianoforte, ci entravo proprio come un ragazzino desideroso di conoscere gli altri e di conoscere quello che sarebbe stato poi il mio futuro pubblico. Quindi oggi mi posso permettere, tu lo sai, di avere un rapporto con la gente. Te do un bacio. Ma come, non te lo do dato sempre... dopo tutti sti anni. Ma hai dato sempre per lei. E adesso è basta. La realtà è che per poter raccontare la vita di chiunque ci vorrebbero ore e ore e ore, giorni, giorni e giorni per poterne cogliere gli aspetti più belli. Io prego, signora. Voglio raccontare soltanto una cosa che dimostra chi è Renato Zero, cioè Renato Fiacchini, l'alunno Renato Fiacchini. Una volta io ti feci fare un tema, il titolo era "Parla della persona più stravagante della tua famiglia". Tu mi scrivesti solo queste parole, c'è un'emozione. Momentino, perché io ho il cuore un po' traballante. E tu scrivesti: vorrei morire prima che muoia mia nonna. Punto. Non te lo ricordi? Certo, non mi ricordo. Renato, io ho qualche cosa da dare. Aprilo. Questo me l'ha regalato tua nonna. Paoli, come diceva nonna? Paoli, ti ricordi, una volta l'ho accompagnata, tu sei uscito da scuola e pioveva tanto. E lei, me la ricordo ancora col ciuffo, sai, la romanaccia proprio, dice: signora Rossa, mi accompagna al 93 perché doveva ritornare a casa sua. Allora però pioveva tanto, gli dissi: ma no, l'accompagno con la macchina fino a casa, a via Tomacelli. Lei faceva la custode in un palazzo, tu lo sai, no? Te la ricordi? Un palazzo signorile di via Tomacelli. Mi disse: aspetta che ti regalo una cosa. Entrò dentro casa, uscì fuori con sto centrino. Ci ti piace? Carina. Grazie signora mia. Grazie. Allora, una lunga storia come la storia di Ma sia signora, no, sia. Stai. Faccio compagnia. Ma certo. Lo dica orecchio. Io non riesco a interromperla. Mi canti più belli anni della nostra vita. Sì, poi dopo però. Dopo. Sì. Ok, allora. Questo tour antologico sarà il 29 maggio per la prima volta a San Siro a Milano. Poi il 10 giugno a Verona allo stadio, poi a Firenze, poi a Roma. E proprio dal suo lavoro cattura alla signora, a Lucy, a Clara. Mi piacerebbe che Renato... E a mio fratello che ti ha organizzato il banchetto del marocchino. Che ti ha organizzato il banchetto del feticismo. Sì. Eccoci qua. Grazie. Come...
Mi vorresti, Renato Zero, e poi immediatamente la linea al TG1. Come mi vorresti? Vediamo un po'. Prendi la matita, ti seguirò. Fammi un esempio, una traccia, un disegno. Usa l'ingegno. Come mi vorresti? Io non lo so. Non giocare troppo, è meglio di no. Non più di tanto. Lasciami un neo, la forma del mento. Più fantasia e poi nessun condizionamento. Prenditi il tempo, lo spazio che vuoi. Fammi più bello e più interessante che mai. Esagera anche tu. Lo so che poi vivrei di nuova luce. Io non sarei più io, non mi do pace. Mi sembra che sia una vendetta atroce. Rinascere così come d'incanto. Senza memoria io non mi orizzonto. Non cambierò la trama al mio racconto. Volendo essere onesti c'è molto di più. Mi sforzo di piacerti, ci provo ma tu invece insisti che vuoi trasformarmi. Tu credi che basti. Come mi vorresti? Davvero lo sai. Un mare di difetti non ci giurerei. Pensaci bene. Se ti conviene, stravolgermi il cuore. Ti mostrerò come si può cambiare faccia ed aspetto. Quella penombra confondere sa. La più palese delle verità. Un ibrido sarei. Così più esasperato che l'uomo che tu vuoi non è mai nato. Io sono io, il solito Renato. Ho scelto te così senza riserve. L'anagrafe con me vedrai non serve. L'anima sì, e guai a chi la perde. Renato. Renato si è concesso a noi per 40 minuti in questo clima di ricordo, di straordinarie capacità artistiche. Tra poco, dopo i titoli del TG1,
quando torneremo devo fare una cosa, gliel'ho promessa, per me. Io la faccio, mamma, preparate, io la devo fare. E a tra poco con Domenica Inne, posso caricartene, a tra poco.